vento è un fenomeno naturale che da millenni viene sfruttato dall'uomo, prima per spingere le imbarcazioni, poi per macinare il grano nei mulini, quindi per produrre energia elettrica e oggi anche per la mobilità sostenibile più innovativa. L'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta da 20 anni l'eolico italiano, un comparto industriale che grazie alla produzione di energia rinnovabile contribuisce alla crescita economica del paese nel rispetto dell'ambiente. L'eolico è una delle tecnologie per produrre energia elettrica più matura e sicura, poiché è costante ed inesauribile e si ottiene grazie alla trasformazione della forza del vento, una risorsa pulita, rinnovabile e che non consuma materie prime. Riduce la dipendenza energetica, non emette CO2 o altri gas a effetto serra. Per questo il governo la considera una delle fonti principali per la transizione energetica da realizzarsi entro il 2030. I parchi eolici vengono realizzati nel rispetto del territorio e del paesaggio, grazie a protocolli che l'ANEV, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, ha sottoscritto con le associazioni ambientaliste. L'eolico in Italia ha un grande potenziale di crescita, sia sulla terra sia nel mare, e la sua efficienza ne fa oggi una fonte competitiva anche da un punto di vista economico, tanto da non necessitare più di incentivi, ma solo di minor burocrazia, per consentirne un più rapido sviluppo. Questa tecnologia produce quasi il 10% dell'energia elettrica totale, facendoci risparmiare 24 milioni di barili di petrolio all'anno ed enormi quantità di CO2. Inoltre, garantisce maggiore occupazione grazie alle decine di migliaia di posti di lavoro proprio nelle aree del paese dove ce n'è più bisogno. Non esiste un vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, diceva Seneca. E oggi tutti noi sappiamo che un vento favorevole è quello che ci aiuta a rendere il nostro pianeta libero dall'inquinamento e al sicuro dai mutamenti climatici. Quindi, buon vento.